Buongiorno a tutti, spero che mi sentite bene, spero che se avete dei commenti, eccetera, se non sentite bene, se l'immagine non è buona, fatemi sapere nei commenti che ci sono qui accanto e volevo quindi darvi il benvenuto, ringraziare Anna Tamburini Torre per aver organizzato questo incontro, grazie anche a Enrico Valentini che è dietro le quinte, che si occupa di... che ha ideato questa idea di Focus 3.0 e ci incontriamo nel terzo incontro, quindi intorno alle energie sottili e andiamo a sviluppare tutto l'aspetto emozionale, quindi tutto il corpo emozionale, andiamo a entrare dentro, sarà una cosa molto interessante perché è proprio con i suoi 7 livelli. Un corpo che ha tanto da insegnarci e poi avremo quindi andremo a scavare, a capire meglio anche che cosa significa nel dopomorte, perché che cosa significa il viaggio astrale, perché astrale era il suo vecchio nome, si chiamava corpo astrale prima di diventare corpo emozionale e andiamo a scoprire come funziona, che cosa come lo possiamo sentire, come in che stato di salute si trova e come meglio gestire le nostre emozioni. Tutto questo in diretta faremo quindi una presentazione prima di tutto, poi lascerò un tempo per le domande e poi infine faremo un esercizio tutti insieme per percepirlo, perché non rimanga una cosa in qualche modo intellettuale, ma che possa essere vissuta davvero. Allora, spero che tutti possano sentire, che tutti possano vedere. Ci sono già dei commenti. Sono contento che tutti siete collegati. Spero che l'audio si senta bene e che l'immagine sia buona anche lei. Mi sembra di sì, che in questo momento vada bene. Allora, volevo dire anche che in questa serata c'è una amica da lungo tempo che si chiama Daniela Muggia con il suo marito Beppe. Sono andati in India perché la loro figlia vive lì e purtroppo hanno preso il Covid e purtroppo Beppe è in ospedale, in questo momento ha una doppia polmonite. E lei fa fatica a respirare e quindi, visto che sono persone che dedicano tutto il loro tempo per aiutare chi ci lascia, aiutare chi rimane, fanno molto lavoro per anche sono responsabili della casa editrice Amrita, forse qualcuno la conosce, che si trova a Giaveno e nel Piemonte. E quindi hanno molto molto dato e per quello mi sembra giusto che possano ricevere. Perciò faremo anche un piccolo tempo dedicato a loro per aiutarlo in questo momento perché sarebbe una grande perdita se loro se ne vanno. Speriamo di no. Allora, entriamo nel discorso di fondo. Vorrei entrare, spero che avrete tutto. Tutti siamo qua più o meno. Ok, quindi vorrei entrare. Siamo già a 117 e andiamo a entrare nell'argomento. Vado a presentarvi questo famoso corpo emozionale. Vado a usare ogni tanto il nome antico che si chiama corpo astrale perché veniva dagli astri, perché è quel corpo che si stacca di notte e quel corpo che ci porta nel mondo di cui sono fatto i sogni. E quindi la maggior parte di noi, nel nostro livello di avanzamento dell'umanità, vive essenzialmente nel corpo emozionale. E per quello che vorrei dedicargli il tempo, perché vedrete tante cose che andiamo a scoprire questa sera, vi parleranno nel vostro quotidiano. E quindi sarà una cosa molto pratica, molto concreta e spero che possiamo andare più in dettaglio e che potete anche vedere, capire meglio certi funzionamenti nostri, che
abbiamo spesso, che ci prendono e che sono legati a disfunzionamenti del nostro corpo emozionale. Prima di tutto, parlando di questo corpo emozionale, vorrei dirvi che a livello dell'aura rappresenta in qualche modo la parte più visibile. Il corpo eterico di cui abbiamo parlato nei due primi incontri è abbastanza vicino al corpo, a livello dell'aura umana. Chiaramente le piante non hanno solamente il corpo eterico, e quindi questo si vede in tutta la sua bellezza. Ma nell'essere umano l'aura emozionale è così piena che lascia intravedere solo la prima parte dell'aura eterica, e quindi si vede solo un piccolo strato d'aura eterica intorno a noi, e poi negli animali, come noi umani, abbiamo questa aura emozionale abbastanza ben sviluppata, che si va a espandere intorno a noi e che va a prendere tanti colori. E spesso, quando si parla di aura, si parla di questa aura emozionale, perché è una delle più facili da vedere. Chiaramente ci sono le aure successive, l'aura del pensiero, l'aura mentale, che andiamo a vedere al prossimo incontro, e poi l'aura causale, che sarà la conclusione di questi incontri, ma sono molto più difficili da guardare. Bisogna allenarsi un po' di più. Invece, questi colori si vedono facilmente. Mi ricordo di una bambina che mi diceva, che parlava da scuola, e diceva: "Ma come sono i tuoi amici?" Beh, ci sono tre tipi di amici. Quali sono i tre tipi di amici? E lei mi ha detto: "Beh, ci sono quelli che sono gli arcobaleni, quelli verdi e gli altri." E gli ho detto: "Ma chi sono quegli arcobaleni?" E allora lei mi ha detto: "Ma sono quelli che vedono come me i colori intorno alle persone." E lì mi sono detto: "Beh, allora è più sviluppato di quello che credevo." E poi ci sono i verdi, ossia quelli che sono chiaramente molto più interessati nel suo vocabolario a tutto quello che è verde, la natura, l'equilibrio, l'ecologia. E poi sono quelli che non hanno colori, che sono quelli che non si interessano a queste cose e che lei considerava un po' indietro. Ma comunque significa che tante persone, tanti bambini vedono questi colori intorno alle persone, e credo che sta aumentando. Non ho fatto una statistica, chiaramente non sono in misura di farla, ma vedo che ho sempre più riscontri di genitori che mi parlano dei figli che hanno delle capacità di vedere i colori. Allora, vorrei spiegarvi, quindi, con delle diapositive, vado a vedere se riesco a farli vedere. Ok, eccolo qua. Quindi spero che in questo che vedete la diapositiva. Andiamo a parlare, abbiamo parlato del corpo fisico, del corpo eterico, andiamo a parlare del corpo emozionale, che in sanscrito si chiama Manomaya Kosha. Manomaya Kosha, che rappresenta la parte mano, emozioni, chiaramente sono tutti i movimenti. E quindi, in qualche modo, in sanscrito la parola Manomaya Kosha significa il corpo, kosha, delle emozioni, e che sono comunque una illusione, Maya, ossia dell'apparenza dell'emozione, ossia quello che traspare, ma che sono comunque una illusione, perché la realtà, la realtà è più profonda. Non siamo solo le nostre emozioni, ma chiaramente le emozioni sono una parte importante di quello che siamo. Quindi, ecco perché Mano Maya Kosha. Vedete, adesso vado a vedere se riesco a cambiare le slide. Sì. Quindi, chiaramente ci sono dei colori, degli aspetti dell'aura emozionale,
che dipendono da ciascuna delle nostre emozioni, tantissime emozioni possiamo avere e chiaramente tantissimi colori anche, anche se non vado in dettaglio a descrivere tutti i colori perché sarebbe un po' noioso per tutti sapere che emozione corrisponde a quale colore, ma volevo darvi qualche piccolo accenno. Quindi, prima cosa da capire è che questo corpo emozionale si distacca di notte quando andiamo a dormire ed è quello che permette di fare i famosi viaggi astrali o, nel linguaggio più moderno, esperienze fuori dal corpo. Questo, per capirlo, bisogna integrare il fatto che abbiamo vado a spiegarlo meglio così. Abbiamo tanti corpi che sono uno sopra l'altro, in qualche modo, intorno all'altro. Quindi, quando per esempio, regolarmente devo andare in viaggio astrale, ossia che devo uscire dal mio corpo per andare a uscire a aiutare qualcuno che magari è già morto, o qualcuno che è distante, che ha bisogno di un aiuto, di una terapia, allora che cosa faccio? Prendo coscienza di questo. Di questa espansione, e questo è il segno che noi siamo nel corpo emozionale, che c'è una dilatazione dentro di noi, ossia che con gli occhi chiusi, non vi preoccupate, faremo l'esperienza, anche se noi vi porterò a fare fino a un viaggio astrale, perché non potrei prendere questa responsabilità così a distanza di portarvi in un viaggio astrale, perché potrebbe avere delle conseguenze su di voi. Perciò vorrei spiegarvi un po' questo meccanismo che si espande e in questa espansione si sente di meno la pesantezza del corpo e siamo capaci di uscire dal corpo fisico per attingere altri rami, altre zone dell'universo. Allora, non, mi sembra che, spero che avete ancora la visione della video perché non la vedo più. Quindi la cosa importante da capire è che quando si arriva a questo stato, quello che attacca il corpo emozionale al corpo fisico è quello che fa il famoso corpo eterico, che è un velcro, in qualche modo. E durante la notte ci vuole tempo, normalmente l'ideale sarebbe di prendere tempo per staccarsi. E quindi significa che l'ideale per avere un corpo emozionale sano è di poter andare a dormire lentamente, ossia prendersi il tempo di tuffarsi nel sonno, perché allora c'è ancora un po' più di coscienza. Se lo strappo di notte, lo stacco del corpo emozionale dal corpo fisico avviene troppo velocemente, c'è quasi un indolenzimento e una perdita della coscienza, ossia che non ci possiamo godere le prime tappe, le prime fasi che sono meravigliose, in cui siamo a metà, non siamo completamente addormentati, non siamo completamente dentro il corpo, ma siamo a metà. E allora iniziano ad arrivare immagini dietro lo schermo degli occhi chiusi, appaiono sensazioni, movimenti nel corpo spontanei, e questo è il preludio al sonno, e lì spesso inizia la prima fase, prima che si stacchi il corpo emozionale, e il rewind, ossia la recapitolazione. Dovrebbe essere in quella fase, ed è questo che io vi consiglio di fare, che quando andate a dormire, prima di addormentarvi completamente, in quello stato di dormiveglia, di rivedere la giornata, ossia rivedere dall'ultimo momento del sonno fino all'inizio della giornata per poter capire, integrare e soprattutto migliorare la giornata, che cosa è accaduto che non andava, che poteva essere migliorato, che cosa poteva essere migliore, o è stato molto bene, e quindi vedere tutti
tutti questi aspetti dici, ecco, senza giudicarsi troppo, perché questo non serve, ma già avviare il processo di elaborazione della notte. E allora tutto il sonno sarà molto più efficace perché avremo a livello emozionale smaltito le cose essenziali, cose più importanti, i nodi, le difficoltà, i conflitti. E soprattutto la chiave di quella fase è di dire molla, tanto non lo puoi più cambiare, è fatto. Quindi di accettare quello che è accaduto e di autorizzarsi a cambiare. E allora il sonno, pian piano, man mano che della pratica interiore che abbiamo, avremo una fase di sonno molto più corta, ossia che quando mi addormento ci vuole più o meno 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, prima che mi addormento del tutto, ma rimango in questa fase, dipende, se mi programmo di non farlo, non lo faccio, ma posso rimanere a lungo in questa fase. E lì mi permette proprio di sciogliere i pesi, perché dobbiamo avere leggerezza per uscire dal corpo. E quella leggerezza è quella che dà il corpo emozionale quando è leggero. Quando è troppo carico, ecco che non possiamo uscire bene dal corpo. E allora usciamo di traverso, usciamo male, per esempio. Se in quel momento abbiamo troppi pensieri, allora sarà la testa da non volersi, da non staccarsi. Se abbiamo troppa emozione, allora potremmo risvegliarsi il domani mattina con un dolore di pancia, perché il corpo emozionale ha cercato di uscire, ma è uscito. Ossia, il corpo, immaginate che il corpo è steso, così mi addormento, ma il mio corpo rimane così, sono completamente addormentato, ma il mio corpo emozionale esce fuori. Allora faccio che esco fuori, il corpo fisico rimane dietro, esco, sono contento, poi esco fuori, ma ecco che la pancia, le emozioni rimangono chiuse e quindi vado a passare una parte della notte a spingermi. E se quello non funziona, allora che cosa farò? È che mi vado a portare appresso il mio corpo. E questo si chiama sonnambulismo, ossia che ci sono tante cause di sonnambulismo, ma una delle principali è che non riuscendomi a scollegare dal corpo vado ad avere una notte difficile e soprattutto mi vado a portare appresso il mio corpo che non è il massimo. E questo avere altre conseguenze dopo sulla corda d'argento, ma non vado ad entrare in dettagli su questi meccanismi un po' più complessi da capire. Ma torniamo alla nostra spiegazione e vorrei ecco, prendere questo esempio di Barbara Ann Brennan che potete vedere qua dove rappresenta questo suo libro Mani di Luce rappresenta i diversi colori del corpo emozionale. Vedete che si riescono a vedere i chakra. Lo potete vedere chiaramente, i chakra chiaramente lì sono colorati secondo i colori dell'arcobaleno, nella realtà non è così semplice. Nella mia esperienza di più di 30 anni non ho mai visto un'aura ai chakra così perfetti, così. Chiaramente ogni chakra ha un colore spesso che può variare secondo l'emozione, secondo il pensiero che sta vivendo, ma non sempre hanno questi, raramente hanno questi colori. Ma l'importante è vedere che tutti questi, l'aura emozionale è manifestata da tanti colori, che sono tante emozioni che vibrano, che vanno a toccare una zona piuttosto che un'altra del nostro corpo, a seconda di dove, per esempio, la paura, l'ansia o la felicità ci tocca. Chiaramente qui abbiamo una persona che vive tante emozioni in contemporanea. Ecco, questo è tipico di una persona che troviamo spesso, che vive di stati emotivi in una situazione, per esempio, di confinamento, in cui viviamo molte emozioni di privazione di spazio, privazione di libertà, di tante cose, aumentano molto le emozioni che ci sono in giro.
Vedete qua, questa è un'aura più classica, più comune, la riconosciamo, vedete, questa è tipica di, direi, un'aura di un mio allievo, spesso li vedo così. Vedete un'aura che è tendenzialmente sul blu, quindi una sensazione di onestà, di integrità interiore, speriamo. E vedete intorno alle mani questo colore verde che è caratteristico di chi ha delle qualità di guarigione, di aiuto agli altri. Intorno alla testa vediamo questo giallo classico che è una riflessione mentale assai sviluppata. Quindi, questa è una cosa abbastanza comune, tante riflessioni, tanti dubbi, faccio la cosa giusta e soprattutto più uno è leggermente blu, onesto, integro e più si fa 10.000 domande, se ha fatto la cosa giusta, se ha senso di colpa, eccetera, eccetera. E vedete che nell'aura intorno alla testa c'è una piccola macchia rossa che rappresenta una arrabbiatura, una piccola arrabbiatura che si è manifestata. Quindi sono cose abbastanza classiche che vediamo spesso, almeno io, sulle letture dell'aura che faccio. Bisogna capire che quest'aura emozionale è in tre dimensioni, anche se noi la lettura dell'aura la vediamo spesso piana, perché la vediamo sul muro che c'è dietro la persona, sulla parete o sul paesaggio, ma invece è a tre dimensioni, quindi copre questa tre dimensioni, quindi può essere diversa tra la parte anteriore del corpo posteriore. Ecco perché spesso nelle tue labbra di una persona faccio girare la persona per vedere anche dove può avere delle malattie, perché le emozioni, quando è troppo forte a lungo, può creare effettivamente un terreno per una malattia. Vado più veloce. Guardate, queste sono tipiche camere, foto che vengono prese che da diverse decine di anni, che si prendono anche nelle fiere, delle foto dell'aura. Vi posso dire la mia percezione perché mi sono chiaramente messo dietro una macchina. Chiaramente quando l'aura è sviluppata la macchina fotografica la prende, ma i colori sono un'interpretazione informatica di vibrazioni, ma è l'effetto, è un effetto corona elettromagnetico, non è esattamente l'aura, anche se ogni tanto chiaramente quando si vede una foto con un'aura sviluppata corrisponde alla realtà, ma i colori purtroppo sono di sintesi, quindi l'immagine assomiglia a quello che si potrebbe vedere con gli occhi di una persona. Ahimè, mi dispiace dire questo, ma i colori non sempre assomigliano. Sono computerizzate, chiaramente, vedete tante immagini, ma comunque le ho messe lo stesso perché rendono un po' l'idea di come potrebbe essere l'aura. Si vede anche a tre dimensioni con queste macchie che si trovano sopra la persona. Quindi queste macchie anche si vedono sugli organi stessi. E vedete questo marrone scuro, quando si vede spesso questo è segno di possibile, come dire in modo semplice, è una rivolta delle cellule, ossia le cellule sono arrabbiate tra di noi e questa rivolta porta un nome, una malattia abbastanza grave, che si chiama cancro e dà questi colori alle cellule, chiaramente qui siamo davanti a un cancro avanzato, ma questo si può vedere anche se in lettura dell'aura si riesce a vedere anche prima che si vede nel fisico. Vorrei dire una cosa che è importante. Mi è capitato che quando una persona è molto vicina a te e che capita una cosa di quel genere, chiaramente le tue capacità, la tua propria anima, se tu non lo devi sapere, la tua anima non te lo permetterà di vederlo. Quindi mi è capitato che effettivamente la mia zia è morta di cancro,
Ma io sono stato, perché è stato un po' come mia madre, e non mi ha fatto vedere e non ho visto questo meccanismo che si stava avviando. Vedete che questa è la classica immagine, anche su un corpo si aggiunge solo, non solo i colori intorno al corpo, ma anche sul corpo, e vedete i chakra come si vedono nella realtà. Vedete le mani con le luci, significa capacità di aiutare le persone, il rosso sul plesso solare, che significa arrabbiature tenute dentro, comprese, e questo è abbastanza frequente in questo momento di confinamento. Si vede un colore rosso lì intorno al ginocchio sinistro, che significa che c'è stata un'infiammazione, un movimento sbagliato, eccetera. Un colore verde intorno alla persona, che significa che c'è, che è un bellissimo colore, perché significa che c'è una guarigione in atto. Quindi questo significa che la persona sta uscendo da una fase difficile, quindi questo è segno di guarigione. Il giallo significa un mentale un po' troppo sopra-sviluppato. Chiaramente non siamo mai troppo intelligenti, ma e con rispetto al resto del corpo, in cui siamo un po' troppo nella nostra testa, con rispetto al tempo in cui passiamo nel corpo. Vediamo anche, vedete che il cuore è un po' chiuso, questo piccolo nocciolo scuro a livello del cuore è un segnale che c'è una ferita, qualcuno ci ha fatto male, ci ha mancato, ci ha tradito, ci ha fatto sentire male, eccetera, una separazione da questi segni. E infine sulla gola è la zona grigia, che rappresenta la difficoltà a esprimersi, ossia che sicuramente, ma adesso sto inventando, ma potrebbe tranquillamente essere il lettore dell'aura di qualcuno che è stato lasciato da qualche mese, che si sta ripristinando, ma che tuttora vive le conseguenze di questo lutto interiore. Ok? La nostra aura emozionale è molto importante, perché è lei che va a fare i nostri incontri con gli altri. Quindi è lei che ci permette di, come dire, di interrelazionarsi con gli altri. E allora, quando arriva questa cosa, quando c'è una persona particolare e che ci avviciniamo, ci può dare paura, oppure darci un senso di fiducia, un senso di amore, un senso di abbandono, pace. E questo viene tramandato da questa aura emozionale. E quindi vedo spesso nella strada, per esempio, tac, una scintilla, e la persona guarda, perché se lo avverte, e guarda indietro per sapere cosa è successo. Questa aura emozionale è quella che ci permette di conoscere, perché stiamo camminando insieme, parliamo anche di cose comuni. Eppure, a livello dell'aura emozionale ci dà tante informazioni su quello che vive l'altra persona, come lo vive, che cosa vive. Ed è un'aura che serve tantissimo anche a manipolare. È un'aura che gioca e lavora tantissimo nelle relazioni di coppia, ahimè. Esempio, quando, e questo la donna è molto più capace di percepirlo. Se l'uomo, per esempio, vedete questi piccoli tentacoli che manda perché non è contento, ma lui non lo dice con le parole, perché spesso l'uomo fa fatica a esprimere le cose come sono, può iniziare a presentare le cose in cui la donna subito percepisce che qualcosa, che c'è un inghippo, che qualcosa non è giusto. E allora se va subito a arrabbiare. E la reazione dell'uomo è sempre la solita: ma io non ho detto niente di sbagliato. Aveva solo iniziato il discorso. Ma la donna è stata capace, perché chiaramente molto più sensibile dell'uomo in questo senso, è stata capace di vedere la manipolazione prima che essa accade, e reagisce. E trovo in terapia dei uomini che mi dicono: ma non capisco perché certi giorni moglie si arrabbia con me, ce l'ha con me. E ha detto: ma guardati dentro, che cosa ti
pensi di lei, e allora le dico, lei ha percepito quello che tu pensi. E più tu pensi male di lei, e più lei lo percepirà. E ti va a fare, chiaramente, ti va a gradire per farti reagire, per farti uscire fuori quello che hai dentro, ma non manipolare. E quindi questo anche ho notato tante volte, per esempio quando incontriamo qualcuno che ci piace e non sappiamo perché, ma siamo attratti. E altre persone che invece, ah, non ce la facciamo, non possiamo essere accanto, ci allontanano. E questo è tipico di questa aura emozionale che, come un muscolo, la possiamo manipolare. Sono come le nostre braccia invisibili e quindi che creano anche aggressioni, oppure possiamo. Abbiamo incontrato una persona, e poi abbiamo l'impressione che c'è ancora addosso, ossia ci ha messo dei ganci sopra. E questi ganci possono fare chilometri e chilometri di distanza perché, ecco, una persona dice, vuole o è arrabbiata con noi, allora ci fa un gancio negativo oppure un gancio positivo perché ci vuole bene e vuole migliore per noi. E questi creiamo delle rete, dei ganci, tantissimi ganci, che da una parte vanno bene perché abbiamo bisogno di sentirsi in relazione con le persone con cui vogliamo bene. Ed è normale, fa parte della vita. Ma al contempo stiamo anche imprigionando l'altro di qualche modo, e quindi c'è sempre un equilibrio da trovare e anche una difesa da poter trovare quando l'altro o qualcuno che ci vuole male, allora ci cerca di, ecco, di nuocere, parliamo del malocchio, di tante cose. Chiaramente la miglior difesa non è la protezione, perché sì, la protezione può servire un tempo, ma nel lungo tempo è l'amore. È quell'amore che non dice prendo tutto, ma è l'amore che dice ok, è arrivato, ma non mi serve. Non mi serve e quindi lo rimando a chi me l'ha mandato. E questa è la cosa importante, di poter, ecco, saper accogliere quello che ci serve e certe cose poterle rimandare, senza però giudicare, perché se noi aggiungiamo cattiveria alla cattiveria, ci andiamo a creare karma. Se noi abbiamo un pensiero cattivo, già l'altro va a ricevere il boomerang del karma per la sua azione che è stata negativa su di noi. Ma noi, se lo critichiamo ulteriormente, aggiungiamo karma nostro, che ci ritornerà anche a noi. Quindi è importante questo, di capire la legge dell'amore. Che significa non mi prendo tutto addosso, no, ma semplicemente ridando, ma senza usare quello scudo che spesso vedo quando ci irrigidiamo. Ma quanta energia ci costa, quanta stanchezza c'è alla fine della giornata, soprattutto in ufficio, quando rimaniamo lunghe ore e che chiaramente c'è qualche collega geloso, qualche situazione difficile, qualche emozione che ci dà problemi, permea la nostra aura. E allora ci prendiamo questa cosa e non serve. È quello che proprio vorrei adesso poter fare come esercizio, è come trovare altri modi di reggere in una situazione tossica, in un ambiente tossico che, ahimè, è spesso in ufficio. Allora, vi ho voluto presentare, questi sono disegni del 1905, di un libro di Charles Leadbitter, di Uomo Visibile e Invisibile, che parla giustamente di questa aura emozionale. Quindi, se volete approfondire, è anche tradotto su internet, se non mi sbaglio. Adesso è in libera diffusione perché gli anni sono passati, quindi non ci sono diritti d'autore, potete tranquillamente scaricarlo da internet se lo volete. Vedete la differenza tra un'aura basic, un'aura mediana, di un essere umano mediano, e quando un'aura è sviluppata. La differenza che si vede
Charles Bittler è stato uno dei più grandi vedenti di Ritual Aura che io abbia mai sentito parlare. Ha avuto una dote, eppure nelle sue classi, quando lui ha imparato a leggere l'aura, sembra che sia stato l'allievo di più in difficoltà. Quindi quello che dico ai miei allievi è che spesso gli allievi che hanno più difficoltà all'inizio sono quelli che poi, domani, sviluppano le migliori qualità, perché ogni passo che riescono a fare, quel passo è per sempre. Quindi vedete, in questi disegni sono molto molto chiari e vedete che l'impressione di generale è l'aura è più trasparente, ossia quando l'uomo è permeato da troppe emozioni invadono quasi tutta la sua aura. E sono talmente forti che facciamo fatica a vedere il corpo dietro. Invece, più una persona ha fatto un lavoro su di sé, e più c'è l'emozione, anzi, è sempre un regalo, ma non siamo più trascinati dall'emozione. Non sono le emozioni che guidano la nostra vita, e questo è un grande cambio. Allora, vedete, a seconda dell'emozione che abbiamo, l'aura prende delle forme diverse. Allora, chiaramente questi disegni risalgono al 1905, quindi sono un po' antichi, ormai sono dei disegni molto più belli, ma comunque ho voluto farvi vedere perché proprio rappresentano anche i colori. Quindi quando una persona vive molta affezione, la devozione, l'arrabbiatura intensa, essere innamorato, l'aura di uno scientifico sotto, l'aura di un uomo in devozione, l'aura di un uomo irritabile. Quindi sono tutti diversi tipi di aura che potete vedere, sono esempi. Allora, chiaramente non è questo un corso di formazione, perciò potrei parlarne giorni e giorni, ma cerco di farvi una piccola sintesi. E per ultimo vorrei farvi vedere anche che ci sono sette livelli di aure emozionali, sette livelli che sono a loro volta divisi in sette, hanno i loro nomi, eccetera. Quindi sono sette livelli con sette sublivelli. Non andiamo in tanto dettaglio, ma per dirvi che anche nelle emozioni si possono avere emozioni legate ad ogni chakra. E quindi ogni emozione è vissuta da due chakra in particolare. Allora, per esempio, chiaramente, non vado a entrare troppo in dettaglio, ma quello che è il chakra emotivo è il terzo chakra in pieno. Ma si va a collegare con un altro chakra, il primo per la prima aura, il secondo per la seconda aura che è liquida, terzo che l'aura gasosa e così via, tutte le diverse aure a seconda del livello di emozioni che viviamo. E in questi livelli ci sono ancora livelli più piccoli, ma questo non ci serve per adesso, ma mi ci servirà tra poco perché vorrei spiegarvi un'altra cosa molto importante. Ecco, vorrei spiegarvi che questi sono i reami del dopomorte, ossia i luoghi dove noi andiamo dopo arrivare alla nostra morte. Per quello che in questo momento vorrei spiegarvi un po' questo concetto, questi mondi, ma vado a fare un piccolo accenno rapidamente perché sennò sarebbe troppo complicato, credo che ci vorrebbe anche una serata solo per il dopomorte, perché è fantastico vedere tanti, tanti, tanti di questi mondi nell'aldilà. Come il Cristo diceva, ci sono tante case, tante stanze nella casa del Padre. Tante, per usare il termine che si usa di più in questo caso, tanti bardo. Bardo è una parola tibetana che significa stanza intermedia. E
E quindi questi bardo, quelli più frequenti, sono quelli emozionali, in cui dopo la nostra morte andiamo a verificare tutti, a passare una per una le diverse stanze per elaborare quello che non è stato risolto, quello che è rimasto a metà. Ahimè, abbiamo piccoli, nel nostro zaino, abbiamo piccoli sassolini che ci siamo trattenuti e quindi che ci portiamo addosso ancora anni dopo, e non possiamo chiudere il cerchio della nostra vita senza aver elaborato questi nodi, queste piccole cose, soprattutto relazioni, incomprensioni, qui pro quo. Ecco perché è così importante, prima di morire, prendere il tempo di incontrare tutte le persone che conosciamo, quelle con cui andiamo d'accordo, ma se è possibile fare pace con le persone con cui non siamo d'accordo. Ed era in qualche modo San Francesco che lo ha detto di modo molto lampante, che il mio ultimo pensiero sia verso Dio, ossia l'ultimo pensiero della notte per sciogliere i nodi della giornata e l'ultimo pensiero della vita. E dello stesso modo, alla mattina, tornando nel corpo, primo pensiero verso Dio, ringraziamento di avere questa vita. E questo piccolo accorgimento, questo piccolo incontro con il divino, d'altronde il primo luogo dove passiamo appena momento della morte è proprio l'incontro con il divino, il grande solo, il grande sole, che può durare qualche secondo, qualche minuto a seconda della nostra dimestichezza o soprattutto quanto ci abbandoniamo a questa luce divina. E poi passiamo chiaramente a vivere i diversi bardo, la successione dei bardo veloci. Accade dai 40 ai 60 giorni dopo la morte. E lì dobbiamo passare tutti i bardo fino ad arrivare al bardo finale in cui abbiamo raggiunto il nostro equilibrio e spesso andiamo a morire come abbiamo vissuto. Se viviamo una vita bella, semplice e bella, allora automaticamente nell'aldilà andiamo in quello che vengono chiamate le terre pure. Non vado a entrare in dettaglio perché lì sarebbe una cosa molto, molto appassionante, ma purtroppo il tempo non ce lo permette di andare così a fondo. Ma vorrei finire su questo che infatti questi livelli di emozioni vanno accolti e più noi resistiamo un'emozione, più la alimentiamo. Più la alimentiamo e più diventa, come dire, diventa dura, e queste durezze emozionali sono quelle che poi creano molte malattie. Ma adesso vorrei lasciare la parola alle domande, quindi vado a cercare di vedere le domande per poter risponderci, perché in questo momento non so perché, ma non li vedo più. Quindi vado a cercare se riesco a vederle. Eccolo qua. Allora, ci sono tante domande. Complimenti. Complimenti, avete fatto un sacco di domande. Prima domanda. Prima domanda. Bernarda, a me succede nella fase di addormentamento, dopo aver ascoltato una musica meditativa, avverto la sensazione di tanta luce, presenza di persone fisicamente alte vestite con lunghe tuniche bianche. Anche io sono coinvolta, ma nel risveglio non ho ricordo dettagliato, ho ricordi frammentari, spesso mal di pancia, stordimento e disorientamento, quasi necessità di dormire. Allora,
Quando accade questo, ci sono persone, chiaramente, soprattutto dopo aver fatto una meditazione, una musica meditativa, accadono questo tipo di cose. Credo che è importante, quando accade così, di risvegliarsi dopo. Ossia, perché quelle persone che, soprattutto se sono vestite di lunghe tuniche bianche, sono tipo guide, sicuramente vengono per dare un messaggio. E quindi vale la pena a quel punto lì di cercare di risvegliarsi lo stesso, anche dandosi morsicotti per risvegliarsi, per poter poi ricordarsi, capire il messaggio, perché sennò sì, il mio corpo emozionale avrà capito il messaggio, ma poi in fondo che cosa mi rimane? Il livello conscio sì, ma il livello conscio ne ha bisogno. E quindi se vi svegliate in quel momento, vi lo ricorderete. Potete anche scriverlo con una penna e un foglio di carta subito. Perché l'impronta che lascia è quella dei sogni, ossia avete davanti a voi 3, 4 minuti, 5 minuti in cui vi ricorderete bene dell'informazione, dopodiché inizierà lentamente a scemare. E quindi, e questo c'è un passaggio di testimone tra il mondo dei sogni e il mondo reale. Ecco perché bisogna svegliarsi idealmente lentamente, ossia. Solitamente mi sveglio verso le 6, ma faccio andata e ritorno lentamente, così mi sveglio lentamente alle 7:30. Ma ho già fatto tutte le mie pratiche interiori e già posso iniziare la giornata bene. Ma questo è importante, sentire questo passaggio di testimone di quello che il mio corpo emozionale ha da insegnarmi oggi. Ha tante altre domande. Come mai quando vado in posti con molta gente, come ad esempio in supermercato, arrivo a casa stanchissima, come svuotata da qualsiasi energia? Questo non accade solo a te, accade a tutti. Allora, quando il nostro corpo emozionale si trova in un supermercato dove il soffitto è troppo basso. Spesso nel supermercato hanno un grande difetto di avere i soffitti bassi e questo crea il fatto che emozioni e pensieri non hanno scampo di salire in alto e quindi quando entri nel supermercato tendi a prendere le emozioni, i pensieri degli altri perché non c'è spazio. Poi come dire, dove ci sono tutte le merci sul lato sono piene di buchi dove possono inserirsi emozioni ed è una trappola di emozioni pazzesca. E quindi, ma funziona perché, per esempio, vedo un articolo che mi piace, che ho bisogno, sento talmente forte dentro di me che lo devo comprare, che lo compro, ma lascio sul posto una sfera di emozioni del corpo emozionale che la prossima persona, avvicinando lì, va a percepire e quindi va a avere tendenza a comprare lo stesso prodotto. Ecco perché nei supermercati è una cosa che non so se sia voluta, ma che serve anche, perché ti trovi sempre a comprare di più di quello che davvero hai bisogno. Non so, almeno per me. E quando le emozioni altrui intorno a te, queste piccole sfere emozionali che rimangono sparpagliate intorno a te, lasciate da altri compratori, da clienti, vanno a bombardare la tua aura. Se tu in quel momento lì sei troppo emotivo, troppo a quel livello lì, è chiaro che ti vai a stancare tantissimo perché ti vai a dover difendere. E questo ti va a usare tutta la tua forza. La chiave è quello che andiamo a fare nell'esercizio e per verificarlo, la chiave non è nel chiudersi, la chiave è cambiare frequenza. Come si sviluppa l'aura? Immagino come si sviluppa la visione dell'aura. Ci vuole pazienza e
Esercizio, esercizio. Se potete avere qualcuno che vi guida, qualcuno che vi accompagna, allora bene, ma vi lo consiglio. È una cosa che mi ha riempito la vita, ossia vale la pena. È uno sforzo, lo so, ma dopodiché sarete molto contenti. Ciao Bernarda, come si protegge la se siamo in un ambiente tossico? Chiedo di me, per mio marito che sta dividendo da due soci, sì. Questo essere in un ufficio con due soci con cui si sta litigando non è facile. Quindi questo è chiaro. La prima cosa che è importante è, andiamo a fare l'esercizio, cambiare la vibrazione, ma tra poco lo faremo. Buonasera, un medaglione energetizzato protegge l'aura. Sì. Ci sono in tante culture, culture inca, la cultura tibetana. Mia moglie ce l'ha, una piccola che le è stata data, una piccola protezione, ossia che ci sono gli strumenti che con la preghiera permettono di proteggere da attacchi, proteggere di ganci. Quindi è tutto un tema molto interessante. Faccio un corso di 2 giorni sui ganci, ma sarebbe proprio da sviluppare. È una cosa molto interessante dove si agganciano, come sentirli, come. Ma non posso fare tutto questa sera. Lasciamo una serata su dopomorte. Sicuramente io, se mi lasciate parlare, parlerò fino a domani mattina. La paura della morte come si può superare? Questo è da capire che quello che ci fa completamente acchiapparsi le emozioni è che ci pensiamo che esiste solo quello. Ossia, quando saremmo arrabbiati, ci dimentichiamo che forse tra una settimana l'avremo, una giorno, una settimana l'avremo completamente dimenticato. Siamo così pieni in quello che stiamo facendo che allora prende tutta la nostra visuale. E questo non è il massimo della vita. Quindi è proprio quello di capire che. Ecco, non c'è vera separazione, che l'amore è più grande che la morte. E quindi che anche se la persona è nell'aldilà, l'amore può raggiungerlo. E quando capisci questo, lentamente la paura svanisce. Ma è sempre l'emozione va superata cercando di toccare qualcosa che è una frequenza superiore. Scrivo i sogni ma non li capisco. Mi consigli un libro o qualcosa da fare per interpretarli? Ci sono tantissimi libri, ma la prima cosa per interpretarli è la mattina di rimanere un po' di tempo nel sogno e di rivisitare il sogno. Così come si riesce a fare un piccolo stacco del corpo emozionale che permette di uscire temporaneamente dal corpo. Osservare e tante informazioni arriveranno. Mi raccomando, prendete questo tempo meraviglioso della mattina in cui noi che viaggia nei sogni tramanda l'informazione al noi che è qua. Allora, non posso rispondere a tutte le domande, mi dispiace perché il tempo passa, ma vorrei fare Bernardo, fai corsi anche online per imparare a vedere Laura. Perché no? È una cosa da vedere. È una cosa, ma la cosa migliore è farlo in presenza. Credete a me, perché in presenza vedete davvero Laura. Se no, come faccio online? Se con oggetti, Laura degli oggetti, posso tranquillamente farlo, ma vedere un Laura di una persona, devo vedere la stessa persona di voi insieme. Voilà, adesso vorrei fare passare il tempo alla meditazione, passare al concreto, quindi mi raccomando, dopo se avete le domande potete sempre prendere contatto con me, vi do anche
come contattarmi. Ecco, vedete su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, basta guardare Bernarush Italia, potete scrivermi tranquillamente e così. Allora, prima di tutto, prima di fare l'esercizio, vorrei semplicemente prendere un tempo, come l'ho detto all'inizio, per due cari amici che conosce anche Anna Tamorini Torre, che sono due persone che si occupano tantissimo di accompagnare i morenti, chi ci lascia, che fanno anche incontri su Focus 3.0 e che in questo momento sono due persone che sono in India perché la loro figlia sta per partorire e si sono ritrovati con il Covid della variante indiana, ahimè. E Beppe, il marito, quindi è in ospedale con una doppia polmonite. Sua moglie fa fatica a respirare e si chiama Daniela Muggia. E quindi le abbiamo chiesto l'autorizzazione chiaramente di fare questo incontro e vorrei fare solo un minuto di pensiero per loro. Ok? Quindi facciamo semplicemente di pensare a loro perché secondo me, vedi, non siamo in tanti. E quindi è importante quando una persona dedica la sua vita agli altri, è importante che li torni e credo che sia giusto dare solo un attimo di tempo, chiudiamo gli occhi e ci concentriamo su queste due bellissime persone, Daniela Muggia e Beppe che sono in India e che hanno una casa editrice che si chiama Edizioni Amrita. Solo pensare a loro e portarli la salute, che rimangano con noi. Grazie, grazie per il suo tempo. Sono sicuro che l'aiuterà. Per esempio, la sensazione che ha avuto è stata molto positiva. Grazie per il vostro pensiero. Adesso torniamo a noi e vorrei lavorare più precisamente su percepire l'aura emozionale. Allora, il trucco è molto semplice, molto facile. Vi chiedo di scrivere nei commenti le sensazioni che avete, ok? Di modo che io posso aiutare anche se capita qualcosa che diceva che cosa mi sta capitando, non lo capisco, scrivetelo. E cercherò di rispondervi. Chiudiamo gli occhi e semplicemente vi chiedo di entrare dentro di voi, di tuffarvi. Grande respiro e di entrare nella parte più profonda di noi. Qualche respiro grande, di nuovo. E dovete farlo fino a che avete la sensazione di essere più grandi di quello che il vostro corpo fisico è. Allora, per quello c'è un piccolo esercizio molto semplice di mettere le mani intorno al corpo e di cercare, in questo momento sto toccando la mia testa, e se respiro cerco di visualizzare, di sentire dove sento la mia testa, ossia che la testa dentro di me mi sembra un po' più larga. E man mano sento che si allarga davanti e indietro, sui lati, anche il mio corpo, le mie spalle, avverto che sono più grande di quello che è il mio corpo fisico. E questo è proprio l'aura emozionale che si espande. E quindi lentamente provate a sentire dove si espande, da una sensazione strana di essere più grande di noi e questo è un ottimo segno. Vi lascio qualche attimo per sentirlo e con la mano provate a sentire se si espande di più a destra, a sinistra, in alto, che significa che stiamo già partendo, davanti, dietro o invece giù. Dove va la vostra aura? Provate
Provate a scriverlo nei commenti così per poter avere un riscontro. E lentamente capirete che c'è una parte di me che fa fatica e c'è un'altra parte di me che è libera. Quella che mi va a interessare è la parte che è più pesante, perché è lei che ha in sé, in grembo, tutte le emozioni irrisolte, le difficoltà che abbiamo accumulato durante la giornata e che non vanno bene perché vanno a impedire di dormire bene, possono creare alla lunga un terreno difficile. Quindi testa, busto, braccia, sì. Provate a osservare e vi chiedo adesso di concentrarvi sulla parte più pesante, ossia, se ho sentito che era in alto a destra più leggera, ok, questa va bene, quella che mi interessa è l'altra. All'opposto, ossia il luogo opposto a quello in cui mi sono sentito leggero. Perciò, per esempio, per me in questo momento, beh, chiaramente sono stato colpito da Daniela Mugia e da Beppe, e quindi questo mi va a toccare. Mi va a toccare, chiaramente sono emozioni. E vi chiedo semplicemente di non averne paura, ma anzi di entrare dentro, di accogliere, quindi respirare e faccio venire il respiro nella zona in cui è bloccata. E mi ripeto nella testa, leggerezza, leggerezza. E tutto diventa vento. Tutto passa, le emozioni passano, sono delle onde e un'onda va, viene e va, non deve rimanere ferma. Dello stesso modo la parola stessa emozione significa emozione, movimento e viene di ex verso l'esterno. Quindi lascio che quella emozione venga fuori e per quello vado con le mani a prendere quell'emozione, ispirando, e gli chiedo di uscire, di essere vissuta. Chiudo gli occhi e mi lascio vivere l'emozione. Vedete, devo vivere quell'emozione come viene. Completamente vado a vedere se riesco a farvi vedere ancora meglio. Vedete, è proprio e offro. E offro questa emozione. Vedete? È quella sensazione di quella la offro e vi chiedo di offrirla alla parte più sacra, la parte divina, la offrite al divino, a Gesù, se siete cristiani, al Buddha, a qualunque persona che voi ritenete sacra, perché credo che quello che aiuta di più a fare un vero percorso spirituale è di portare ciò che noi abbiamo di più pesante alla parte più alta di noi. Perché allora avviene l'alchimia, avviene la trasformazione, perché non è una cosa cattiva, non è una cosa, perché spesso l'autocritica lo appesantisce ancora, invece è una cosa sacra. E sono le mie emozioni, energia, ed è divina, e la ridò al divino. Non mi critico, non è che mi dico che stupido sono stato di che bip ho fatto. Lo vado a offrire. E quando lo offro, sento che può essere trasformato.
vi chiedo semplicemente di lasciare venire il suono OM per accompagnare questa trasformazione. Ok? Facciamo insieme. Vado a cercare, inspiro e lo offro al divino. Per quello che ho vissuto e per quello che mi ha attraversato. Grande ispiro. Grazie a tutti voi, grazie. E spero che adesso sentite che questa cosa si è alleggerita. Provate a verificare. Normalmente dovrete avere la sensazione che l'aura dovrebbe essere espansa in tutte le direzioni. E ne approfitto. Sempre per ringraziare e aiutare questa umanità che in questo momento di confinamento ne ha tanto bisogno. E quindi sempre finisco le mie meditazioni con una un dono d'amore per tutti gli esseri viventi. Come in sanscrito si dice, Loka Samasta Sukhino Bhavantur. È proprio offrire tutta questa qualità a tutta questa umanità. Grazie, grazie a tutti, grazie per questo momento passato insieme. Spero che avrete l'occasione di approfondirlo. Prossima volta faremo un incontro per parlare dell'aura mentale. Vi faccio vedere anche i prossimi incontri. Date, prossimi incontri: 17 maggio 2021 alle 21:30 e dopo il 21, 22 giugno 2021 alle 21:30 sempre. Quindi potremo approfondire come oggi avremo l'occasione di passare delle emozioni al corpo mentale, a tutto l'aspetto di come pensiamo, dove ci portano i pensieri. Ok? Farò prima parte chiaramente sull'emozione e poi passeremo sul mentale. Grazie a tutti e un grande grazie a nuovo Enrico Valentini e a Anna Tamburini Torre. E grazie soprattutto a tutti del vostro tempo. Buona serata. Grazie.